Quando conta, fidatevi, ci sono sempre loro. Salerno e Conversano iniziano la nuova stagione della Serie A1 femminile così come l'avevano terminata a maggio, giocando per un titolo. Il primo di quest'anno, la Supercoppa, che le pugliesi hanno alzato al cielo nelle ultime tre annate e che in Campania manca dal 2012. Storia infinita quella di Salerno e Conversano. Negli ultimi 12 mesi si sono divise equamente Coppa Italia e Scudetto, il quinto, quest'ultimo, conquistato da Coppola e compagne. L'estate ha cambiato più di qualcosa. I due allenatori in primis, c'è il croato Neven Rupec alla guida delle campionesse d'Italia, mentre Giuseppe Brandi, vecchia conoscenza delle nazionali azzurre, siede sulla panchina di un Conversano che fa però a meno della cubana Duran, micidiale terminale offensivo passato all'Oderzo. Due innesti mancini hanno comunque arricchito i roster, il terzino Rita Trombetta a Salerno, l'ala Giulia Losio a Conversano. Noi ci arriviamo con la rosa al completo e con tante novità, a partire dal tecnico che quest'anno è cambiato e da alcuni innesti in rosa. E sicuramente il periodo di preparazione è stato importante per amalgamare il gruppo e adattarlo a quelle che sono i nuovi schemi di gioco del mister, e noi ci teniamo molto a centrare questo obiettivo anche perché erano un paio d'anni che comunque non partecipavamo più alla Supercoppa. Sicuramente giocarla in casa sarà un motivo in più per fare bene, per mettercela tutta, per centrare questa vittoria davanti al nostro pubblico che sicuramente sarà la nostra marcia in più. Da quando sono arrivata a Conversano il mister ci ha spronato per il nostro primo impegno, che è la Supercoppa a Salerno contro una squadra completa e forte, ma noi non ci facciamo scoraggiare e lavoriamo al meglio. Cercherò sicuramente di dare una mano a tutta la squadra. A non mutare però è la propensione di questi due organici a voler vincere, ad ambire sempre al gradino più alto del podio, ingrediente indispensabile questo per appassionarsi a un duello che promette scintille. Sabato 9 settembre dunque, fischio d'inizio alle 19, su Palamano TV si va in diretta col prepartita già dalle 18:40. Si comincia e noi non vedevamo l'ora.